Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Il Risparmio e bentornati in un nuovo video analisi, di analisi fondamentale in un'altra azienda da dividendo mensile che non ho citato nelle puntate precedenti ma che oggi voglio andare un attimino ad analizzare, un attimino ad andare un po' più nel dettaglio. Ovviamente come sempre non si tratta di consigli finanziari ma di semplici mie valutazioni che poi potrebbero sfociare in un mio investimento in questa azienda. Però chiunque vedesse questo video e pensasse di poi andare a investire in un'azienda del genere dovrebbe fare le proprie analisi, le proprie valutazioni, perché i soldi sono i vostri, io parlo per i miei e per cui investo in base alle mie valutazioni. Prima di continuare, l'investimento migliore della giornata potrebbe essere quello di lasciare un pollice in su per questo video se è di tuo gradimento, perché fai capire all'algoritmo di YouTube, ma anche a me, che questi contenuti sono effettivamente di tuo gradimento. Inoltre, se sei nuovo, magari stavi passando di qui, avevi una Coca-Cola in mano e dici, ma chi è questo qui? Insomma, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella per non perderti nessun video successivo. Allora, andiamo un attimino a valutare chi è questa azienda. Pembina Pipeline, un'azienda canadese che è quotata anche al NYSE e in pratica poi io, come molti di voi, se dovesse andare a investire, andiamo a investire sul NYSE perché la borsa, lo stock exchange canadese costa un po' di più e poi non tutti i broker o le banche lo hanno. Andiamo un attimino a capire chi è Pembina, una piccola, diciamo così, un piccolo riassuntino di chi è questa azienda. Pembina Pipeline Corporation fornisce servizi di trasporto e midstream per l'industria energetica, per cui si occupa appunto di trasferire tutti quelli che sono i derivati o comunque i prodotti per l'energia. Opera attraverso tre segmenti differenti: pipelines, facilities and marketing e new ventures. Il segmento oleodotti, per cui quello delle pipelines, gestisce asset convenzionali, petroliferi e pesanti e di trasmissione, con una capacità di trasporto di circa 3.1 milioni di barili di equivalente di petrolio ogni giorno. Poi abbiamo stoccaggio a terra, 11 milioni di barili, e capacità di terminal ferroviario di circa 143 mila barili di equivalente di petrolio al giorno al servizio dei mercati e tutto il bacino del Nord America. Poi c'è il segmento strutture, che offre appunto le infrastrutture che vanno a fornire ai clienti gas naturale e condensa e liquidi di gas naturale, per cui il LNGL, tra cui etano, propano, butano e condensa. Questo comprende 354.000 barili di capacità giornaliera stoccaggio delle caverne e delle attive strutture di terminaling di condotte e rotaie. Poi c'è il segmento marketing e new venture, che acquista e vende liquidi idrocarburici e gas naturale originari del bacino sedimentario del Canada occidentale e di altri bacini. Questa azienda è stata costituita nel 1954 e ha sede a Calgary in Canada. Alcuni dati: attualmente la market cap è di 17.2 miliardi di dollari americani, canadesi un po' di più, sono circa 30, se non ricordo male, ma adesso comunque andiamo a vedere su Simply Wall Street. Come dicevo prima, fondata nel 1954, attualmente ha 2600 dipendenti, che sono in calo rispetto a prima, ma la pandemia ha un po', come si ben sapete, ha impattato molto il, diciamo, tutto quello che è il comparto energetico. Ha sede nella regione di Alberta in Canada. Il 60% di questa azienda è in mano agli investitori istituzionali, per cui governativi o comunque corporate. Il 39% invece è in mano al mercato, poi ci sono delle piccole percentuali in mano ai privati e ai soci, o comunque al management and board. Vantaggi che ha attualmente questa azienda: ha un return on asset del meno 1.01%, e qui vedremo alcuni meno perché ovviamente, come dicevo prima, il settore energetico è stato molto impattato, però la media del settore è meno 8.31%, per cui supera dell'83% la media dei suoi omologhi nello stesso settore. Ha un margine di profitto del meno 5-10%, la media del settore è il meno 18.23, per cui PBA, che sarebbe il ticker di Pembina Pipeline, supera dell'83% la media dei suoi omologhi in questo settore. L'earning per share negli ultimi 5 anni è cresciuto del 12.94%, l'earning per share dovrebbe anche crescere in media nei prossimi anni del 19.52%, perlomeno nei prossimi 2 anni. Ha un dividend yield, per quanto mi riguarda, molto interessante, del 4.5%, e comunque a base di mensile, viene pagato mensilmente, per cui quello rientra nella mia strategia di inserire alcune aziende a dividendo mensile per avere un cash flow mensile, e ha un PE di 21 contro una media attuale di mercato che è di 34, per cui teoricamente costa meno.
Svantaggi. Come tutte le aziende del settore energetico, il 2020 è stato un anno brutto e infatti l'earning per share è stato del meno 26.5% nel 2020, un fatturato che è calato quasi del 20%, un meno 19.38% sempre nel 2020, un current ratio dello 0.5, per cui potrebbe avere problemi, non è detto che li abbia, però potrebbe avere problemi a onorare obbligazioni a breve termine, un debt to equity ratio di 0.68, contro una media del settore che è al momento 0.47, per cui ha alcuni problemi di profittabilità, quindi fa meno profitto e meno margine, e ha degli earnings negativi, per cui possibili problemi di sostenibilità di questo dividendo del 4.58% su base mensile, avendo avuto earnings negativi nel 2020 e comunque dovendo recuperare in questa fase di mercato, potrebbe avere dei problemi ad onorare il proprio dividendo. Abbiamo anche una piccola slide che ho fatto con un po' la diversificazione di quello di cui abbiamo parlato prima. Un 40% è crude oil e condensate, un 30% è di gas naturale e il resto un 30% di quei NGL. Poi abbiamo alcune tipologie di servizio. Sono esposti per il 77% al tech to pay cost of service, un 17% a fee for service e un 6% a commodities exposed. Adesso andiamo un attimino a vedere quello che è su Simpi Wall Street questa azienda, come potrebbe essere, diciamo, la sua performance, i suoi vantaggi di investimento tramite un po' un approccio leggermente più visuale come Simpi Wall Street sa dare. Allora, prima di tutto andiamo a vedere come si è andato ad evolvere il prezzo nell'arco del tempo. E come si può vedere, come tutti, quello che è il settore energetico ha avuto la crisi, il calo da fine 2014, solitamente 2015-2016, per poi riprendersi lentamente e ad avere un altro calo qui per conto della pandemia. Non ha più raggiunto i suoi massimi storici del 2014 a $47 l'azione, attualmente si trova a 29, però già dai prepandemici che era a 39 c'è un buon margine di salita se questa azienda dovesse andare appunto a riprendersi. I suoi rendimenti sono stati in questo anno, appunto subito dopo che è iniziata la campagna vaccinale, siamo a un 37% di rendimento anno, però se si guarda sul lungo periodo ovviamente si vede che non ha reso molto, a meno che non si vadano a mettere nel calderone i dividendi, che in questo caso ci hanno dato negli ultimi 5 anni più o meno un 9% anno, che male non è, diciamo, non è il top, però in un'ottica di cash flow mensile potrebbe avere senso di avere una piccola parte di questa azienda nel mio portafoglio. Una volatilità che è ampissima, però questa è comunque stata impattata sia dal fatto che fa parte del settore energetico, ma anche ovviamente da quello che il settore energetico ha subito sia nel 2015 che nel 2016 e poi ovviamente nel 2020 con la pandemia. Una valutazione che ovviamente a causa di questi cali continui sia del biennio 2015-2016 ma anche della pandemia è sottovalutata secondo alcuni analisti, per cui potrebbe essere un ottimo punto di ingresso in questo momento, e questo l'abbiamo visto anche nella slide che ho preparato poco fa. L'azienda dovrebbe, rispetto ai suoi competitor, comunque ai suoi omologhi nel settore, essere un po' più economica. Andiamo a vedere un attimo la crescita futura. Ovviamente con la ripresa del mercato, la ripresa dei consumi, la ripresa dell'industriale, si aspetta una crescita degli earnings del 28% su base annua e del fatturato non eccessivamente, però di un 3% anno. Quindi l'azienda comunque è prevista avere una propria fase di crescita che potrebbe protrarsi appunto nei prossimi anni. Salute finanziaria, attualmente l'azienda, come dicevo prima, ha dei problemi sul breve termine, ma sul lungo termine comunque i propri asset vanno a surclassare ovviamente tutto quello che è la fase debitoria, e lo possiamo vedere anche da questa parte, diciamo che il debit equity ratio sul lungo periodo è buono, sul breve purtroppo non lo è, e c'è una leggerissima ma quasi impercettibile parte di cash che potrebbe aiutare l'azienda in questo periodo. Un po' qui dal balance sheet possiamo andarlo a vedere. Qui dividend yield che è leggermente meno aggiornato, dovrebbe essere intorno al 4,5-5% al momento, 6,62, però comunque un dividend yield molto interessante che ovviamente su base mensile potrebbe fornire quel cash flow di cui ho necessità per il mio progetto a lungo termine. Per quanto riguarda la crescita del dividendo, possiamo vedere che
il dividend yield è molto ballerino, però il dividend per share è comunque andato sempre ad aumentare. Questo vuol dire che l'azienda ha aumentato il proprio dividendo, però ovviamente lo yield seguiva il prezzo su base azionaria e per cui non poteva essere costante. L'earning per share, come si può vedere anche in questa fase, è quello che dicevo prima, è andato a calare ulteriormente, lo dicevo prima nelle slide. Per quanto riguarda il payout ratio, è un payout ratio altissimo e questo, per quanto ne discutevamo prima anche nelle slide, avendo degli earnings negativi, ovviamente il payout ratio è abbastanza alto e potrebbe non essere sostenibile nel lungo termine, per cui o si ha una buona ripresa dal punto di vista degli earnings per il settore energetico e soprattutto per Pembina Pipeline, oppure ovviamente questo dividendo non sarà più sostenibile, Pembina potrebbe andare a tagliarlo o eliminarlo completamente per poter andare a risanare un attimino la propria situazione economica, oppure questo potrebbe portare l'azienda ad avere dei forti problemi a pagare le proprie obbligazioni e per cui essere più vicina alla bancarotta. Queste sono delle valutazioni che vanno sempre fatte, che io faccio sempre per tutte le aziende che vado a valutare. Il payout ratio alto significa qualcosa, però anche il modo in cui l'azienda andrà a muoversi nel futuro mi interessa tanto, così come Apple Hospitality REIT ha completamente tagliato il dividendo per un anno per avere le casse in salute e poter ripartire meglio quando, diciamo, la fase pandemica fosse rallentata. Anche per questa azienda io andrò a valutare molto bene qual è il payout ratio, quali sono le prospettive del management e quello che è l'interesse dell'azienda ad andare più o meno a tagliare questo dividendo o a migliorare la propria situazione economica, perché altrimenti ovviamente il gioco non vale la candela e a quel punto potrei decidere di non investire, di investire una piccola parte o comunque di aspettare un altro po'. Ovviamente, come dico sempre, queste sono semplici considerazioni personali, non sono assolutamente dei consigli finanziari, ma sono le mie semplici valutazioni. Diciamo allora a questo punto quali sono le mie conclusioni per Pembina Pipeline. Sicuramente è un'azienda molto interessante perché non si occupa della produzione o dell'estrazione degli idrocarburi o della propria lavorazione, ma si occupa del midstream, per cui in linea di massima l'azienda va a trasportare quello che gli altri producono, per cui è più un'azienda basata, sì è vero che ha le infrastrutture, ma vende servizi che costano perché ci sono appunto dei gasdotti o dei rodotti da costruire, però ha dei costi minori rispetto a quelli che potrebbero essere i costi di una petrolifera, che ha dei costi estrattivi, dei costi manutentivi di macchine o di attrezzature che hanno dei costi maggiori. Per cui sono un po' più fiducioso rispetto all'energetico, comparto energetico in generale, rispetto ad altre aziende. Ovviamente ricordo che questi non sono consigli finanziari, ma sono semplici mie valutazioni su questa azienda e ovviamente vanno prese con le pinze, ognuno deve fare i propri approfondimenti, andare ad analizzare l'azienda più nel dettaglio. Ovviamente anche questa mia analisi è molto superficiale, perché io poi andrò ad analizzare nel più nel dettaglio quelli che sono i resoconti finanziari, i propri balance sheet e tutto quello che è la parte finanziaria dell'azienda, per ovviamente andare a prendere la decisione o meno di andare a investire in Pembina Pipeline. Ovviamente voglio ricordare che se sei nuovo sul canale puoi sempre iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo, e se questo contenuto è stato di tuo gradimento fallo capire a me a YouTube lasciando un bel pollice in su. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!